Ciao a tutti, allora il progetto di oggi è uno scialle fatto a punto rette, uno scialle di forma triangolare, per il quale userò questa 500 grammi di lana. Vabbè, io naturalmente cosa potevo scegliere se non un colore rosa. Lana Mondial, in pratica qui Merino Extra, 50% lana merino e 50% acrilico, 100 grammi, metri 245, vabbè, poi qui c'è scritto il numero dell'uncinetto, comunque dei ferri da utilizzare. Caso, siccome lavoro molto stretto, sto usando un uncinetto Acra, che naturalmente non si vede. Il numero è 48 48. Ecco qua un uncinetto di metallo. Ho scelto di lavorarlo, cioè di usare un uncinetto un po' più grande del normale, non so se si vede, perché appunto lavorando molto stretto, altrimenti come si dice, mi verrebbe il lavoro troppo duro, ecco. Quindi cominciamo allora. Primo nodo, poi bisogna avviare 7 catenelle. Non ricordo se ho già detto che è di forma triangolare lo scialle, quindi 1, 2, 3, 7, filo sull'uncinetto e fare nella prima catenella una maglia alta. Ecco qui. Quindi questo sarà il fondo dello scialle, che risulta una maglia, la prima maglia di punto rete. La rete sarà fatta da una maglia alta, una catenella e una maglia alta. In questo caso qui sono catenelle. Quindi, ora per girare facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, giriamo. È una maglia alta nello stesso punto, cioè nella maglia alta precedente, ecco qua. Ecco. Una catenella, una maglia alta, non nella prima, ma nella seconda catenella a partire dalla maglia alta, in modo da formare il secondo quadrato della rete. Quadrato, rettangolo. Allora, poi una maglia, una catenella e poi per chiudere una maglia altissima. Quindi due volte il filo sull'uncinetto, punto dove ho fatto la prima maglia alta, tiro fuori, quindi chiudo 1, 2 e 3. Ecco qua. Si vede. Sono più vicino così. Ora giriamo per girare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, giro una maglia alta nella stessa catenella, nella stessa maglia altissima, insomma. Una catenella. Vedete? Maglia alta, una catenella, una maglia alta, facciamo un po', una catenella, una maglia alta nella seconda catenella a partire dalla maglia alta di giù, quindi una, ecco.
Poi per finire il giro una catenella e una maglia alta, sempre nella stessa maglia. Ora questo, in pratica questo schema, diciamo, l'ho fatto così perché ho provato a fare uno scialle, diciamo, vabbè, a parte che l'ho preso pari pari da uno scialle di mia mamma che lei fece tipo negli anni 70. Qui attaccherò delle frange, metterò anche lì il video di come attaccare le frange, di come farle e di come attaccarle. Cioè, comunque, continuiamo. 5. Quante sono? 1, 2, 3, 4 e una 5. Filo sull'uncinetto, maglia alta. Una catenella. Maglia alta. Insomma, è tutto così. In pratica... Poi si può fare grande quanto si vuole. Io cerco di farlo il più grande possibile. Infatti ho preso mezzo chilo di lana. Ah, fra l'altro questa lana qui l'ho pagata, da noi costa 4,70 € al gomitolo. Comunque un gomitolo da 100 grammi, quindi cioè, è anche un buon prezzo, insomma. Quindi sono arrivata qui. Una catenella, maglia altissima per chiudere. Insomma, è una cosa, è veramente un punto molto facile, perché comunque il punto rete possono farlo tutti. La maglia altissima, i punti utilizzati sono appunto maglia bassa, maglia catenella, maglia alta e maglia altissima, che non ha niente di difficile, e quindi insomma, volevo appunto condividerlo con voi. Ecco qua. Spero che si veda e alla prossima. Ciao. Insomma, non è che si veda molto, comunque. È stata vicina. Buona foto. Ruota poco poco. Beh, adesso si ruota. Come vuoi, uguale. E finché muore in Italia, 10 anni. Va bene.